Bentornati ragazzi, sono Salatar 52 e oggi continuiamo l'avventura in quel di Unima. Nello scorso episodio abbiamo salvato il Pokémon che il Team Plasma ha rubato alla bambina, abbiamo finito il percorso 3 e siamo arrivati qui a Zefiropoli, abbiamo anche battuto i primi allenatori che si trovano all'inizio del bosco Girandola. Ora, prima di fare la palestra, perché sì, in questo episodio faremo la palestra, finiamo tutti gli allenatori che si trovano qui perché abbiamo bisogno di allenarci un po' e c'è un Audino. Finalmente, questo è il primo Audino e purtroppo, in realtà non purtroppo, però non lo catturo per il semplice fatto che dà molti punti esperienza e mi servono per allenarmi, quindi sì, lo batto. Catturerò un Audino solo qualora sarò in difficoltà e mi è uscito un Audino, quindi forse non ho la possibilità di batterlo, però di togliergli un po' di vita sì per catturarlo e quindi allora va bene. Se no, tutti gli Audino che trovo li sconfiggo per allenarmi, a meno che non sono già allenato al livello che voglio, così almeno non da fare troppi livelli. Se mi capita un Audino mentre sono già allenato al massimo, vuol dire allora che forse lo catturo. In questo percorso, con l'erba che si muove, oltre ad Audino può uscire anche Soak, solo in Pokémon bianco però. In Pokémon nero invece, con l'erba che si muove, può uscire Trow. Perché in Pokémon bianco Trow si trova selvatico nell'erba di questo percorso, mentre in Pokémon nero Soak si trova selvatico. Quindi li hanno messi tutti e due nello stesso percorso, solo che hanno invertito il modo in cui si trovano. Nello scorso episodio abbiamo parlato delle similitudini che ci sono tra la prima e la quinta generazione tra i Pokémon, come Rock'n'Roll che può essere simile a Geodude, oppure Wubat che può essere simile a Zubat. Ora, i Pokémon che ho detto prima, Trow e Soak, che non abbiamo visto, e Soak molto probabilmente non lo vediamo perché nell'erba che si muove esce col 5%, a 95% invece Audino. Trow invece cercherò di catturarlo, però prima cerchiamo di battere tutti gli allenatori. Comunque, Trow e Soak possiamo dire che sono un po' simili a Hitmonlee e Hitmonchan. Ovviamente sono lottatori differenti perché Trow e Soak sono lottatori di judo, Hitmonlee e Hitmonchan invece sono ispirati a delle persone davvero esistenti. Però più o meno possiamo dire che è la stessa similitudine che hanno Rock'n'Roll e Geodude. Sono praticamente dei lottatori che non hanno evoluzioni. È vero che Hitmonlee e Hitmonchan poi ne avranno una pre-evoluzione, avranno in seconda generazione, però resta il fatto che comunque sono stati ideati come due Pokémon di tipo lotta che si differenziano tra di loro proprio come Hitmonlee e Hitmonchan. Continuando, si potrebbe dire che più o meno Timepole è simile a Poliwag, perché guarda caso sono tutti e due dei girini diversi, per fortuna. Si evolvono, non ricordo se allo stesso livello, però comunque si evolvono sempre in un girino. Poi però c'è Poliwhirl che si evolve con la pietra idrica, mentre qui l'evoluzione di Timepole si evolve tramite livello e basta. Ok, ho trovato lo strumento. Stavo cercando questo strumento proprio perché mi ricordavo che ce n'era uno. Appena lo vediamo, sempre già in questo percorso, c'è ancora un altro Pokémon che è simile ad uno di prima generazione. Lui, insieme alle sue evoluzioni, anche come metodo, praticamente proprio come Rock'n'Roll. Però per adesso non l'abbiamo visto ancora. Oh, questo bullo si chiama Salvo. Venivid, vabbè, che sfortuna, povero bullo. Praticamente ha trovato contro il Pokémon peggiore che potesse trovarsi, perché il volante è super efficace sul Coleottero, lo psico è super efficace sul suo veleno, quindi Venipede non ha proprio speranze contro Wubat. Capita, non so se già da generazioni prima della quinta, però capita che quando state utilizzando un Pokémon che si evolve con l'amicizia, dopo che finite la lotta ci metterà un po' più di tempo per ritornare nel percorso, cioè rimarrete un po' più con lo schermo nero, perché se ricordo bene l'amicizia di un Pokémon sale alla fine della lotta, cioè quando ho finito di battere un allenatore o di battere un Pokémon l'amicizia sale. Quindi i Pokémon che si evolvono tramite amicizia, il gioco deve prima aspettare che sale l'amicizia, vedere se è l'amicizia giusta per farlo evolvere, e quindi poi in quello schermo nero deciderà se farlo evolvere dopo la lotta o meno. E per questo ci mette di più, perché sta calcolando l'amicizia che sale. Ah, ed eccolo qua il Pokémon che stavo dicendo prima.
Timbur. Timbur è diversissimo ovviamente, però si può dire che è simile a Machop. Non ricordo a che livello si evolve Timbur, però Timbur si evolve proprio come Machop. Machop si evolve in Machoke e poi dopo Machoke con lo scambio si evolve in Machamp. Timbur la stessa cosa. Timbur si evolve in un Pokémon, quel Pokémon scambiato si evolve in un altro ed è monolotta proprio come Machamp. E può imparare anche mosse roccia proprio come Machamp che impara pietra taglio. Ce ne sono davvero tanti di Pokémon molto simili alla prima generazione. Per adesso ve li ho detti tutti quelli che abbiamo visto. Poi appunto quando ne vedremo altri vi farò notare la similitudine che c'è. Non ci sarà, mi sa, la coppia di fuoco che c'è in prima generazione, Growlithe e Vulpix. Qui mi sa che quella manca perché hanno messo altri Pokémon di tipo fuoco. Ma diciamo che lo si poteva dedurre dal fatto che Pansear è il primo Pokémon che si evolve con la pietra focaia dopo i primi Pokémon che sono stati messi in prima generazione, appunto Growlithe, Vulpix, però anche Eevee. Comunque, devo dire che i miei Pokémon sono davvero forti, 4 hit di Sberletese, bravissimo Pignite, forse ne avrebbe fatte pure 5 se solo Timbur non fosse andato KO, però questo non lo potremmo mai sapere. Livello 19, io direi che la palestra, per stare tranquilli, ci si potrebbe allenare al 20, però già adesso la potremmo andare a fare tranquillamente. Comunque, abbiamo finito tutti gli allenatori, solo che voglio catturare i due Pokémon che abbiamo visto. No, in realtà Tro non l'abbiamo visto, però Timbur sì, voglio catturare Timbur e Tro, che si trovano tutti e due in questo percorso. Volendo si potrebbe utilizzare la doppia erba. Mi è spawnato un Audino. Notate l'orario, magari della clip precedente, perché sto cercando di catturare Timbur e Tro, ma non avete idea di quanto è difficile. Sì, non so perché, non so il motivo. Sono nella doppia erba da un bel po' di tempo. Sto cercando di catturare sia Timbur che Tro. Sono usciti da tutte le Pokéball che gli ho lanciato. Praticamente mi hanno fatto sprecare tutte le Pokéball che avrei dovuto sprecare contro tutti i Pokémon che si sono catturati alla prima da quando sto giocando. Comunque adesso batto questo Audino e ve lo faccio vedere perché saliranno di livello. Forse tutti e due, sì, tutti e due. Pignite salirà addirittura al 20. Spero se non muore, ovviamente. Perché sì, sto con questa vita perché sia Tro in realtà, Timbur no, però Tro mi ha ridotto così perché giustamente sto cercando di catturarlo, ha poca vita, però lui continua ad attaccarmi e non è tanto debole. Sono stato fortunato, addirittura Pignite è rimasto ad un PS. Comunque, Pignite al 20, impari qualcosa? Sì, Smog, beh, wow, che bella mossa. No, non gli tolgo niente perché mi piacciono le mosse che ha. Per caso sale pure Wubat, sì, al 19, perfetto. Esclusiva? No, nemmeno questa insegniamo. Vabbè, cercherò di catturare Timbur e altri. Finalmente siamo a questo momento. Sto lanciando una Pokéball a Timbur e si deve catturare per forza, perché non è possibile. È la prima che gli lancio e finalmente ce l'ho fatta. Questo credo sia tipo il quarto Timbur che provo a catturare. Comunque leggiamo il Pokédex che è meglio. Timbur, Pokémon forza immane, porta sempre con sé una tavola di legno, appare nei cantieri dove aiuta nei lavori. Andiamolo via nel box, sinceramente non lo vorrei vedere mai più, però forse lo prendo addirittura in squadra. Comunque passiamo a Tro. Questo momento non pensavo sarebbe mai arrivato. Tro addirittura è addormentato perché ho scoperto che Moon ha sbadiglio. E se adesso non si cattura... catturati, finalmente, non avete idea di quante Mega Ball ho usato. Ne avevo due, ora me ne è rimasta una. Però leggiamo il Pokédex e basta. Pokémon Judo, ha il vizio di affrontare avversari più grandi di lui. In genere si sposta in gruppi di 5 individui. Andiamo al box pure lui, basta, io non ne voglio sapere più niente. Torniamo in città, ci curiamo, ci andiamo a fare la palestra e siamo tutti contenti. Ci ho messo, sono le 8 e 8, si legge nello schermino in basso a destra, sì a destra. Ho iniziato forse alle 7.50, quindi ci ho messo circa 20 minuti per catturare due Pokémon che tecnicamente sono facili da trovare e anche facili da catturare. Tro non tantissimo, Timbur sì, però ho avuto problemi con tutte e due. Vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri. La verità sui Pokémon nelle Pokéball, gli ideali di un allenatore. È un futuro in cui i Pokémon possono essere veramente liberi. Lo desideri anche tu, vero? No?
Capisco, la tua risposta mi delude molto. Non ci lasci altra scelta, io e i miei amici ti mostreremo da che parte sta la verità. Parte la sfida di N, allenatore. E ok, non me lo ricordavo che c'era da affrontare N prima di entrare nel museo dove c'è anche la palestra. Comunque, Wubat, che sta al 19, Pignite già al 20, quindi in realtà adesso Wubat potrebbe pure salire al 20 e mi potrei a questo punto preparare per la palestra. Effettivamente, ho deciso di far fare il 20 a Wubat direttamente con gli allenatori in palestra. Non so se ci riesce, però a questo punto ho visti i 3 Pokémon di N, sempre se non devo cambiare per forza, però dovrebbe riuscirci. Time Ball no, beh, con Time Ball devo per forza lasciare Wubat. Rispondere di no comunque rende la lotta più verosimile, perché così ti sfida perché hai risposto di no. Rispondere di sì non ricordo cosa comporta, però la lotta si fa lo stesso. Però forse vi sfidate tra amici, però non lo so. Comunque, l'ultimo Pokémon è Timburr, allora va benissimo. Praticamente Wubat ha battuto tutti e 3 i Pokémon di N, che forse si deve allenare un po' in più. Comunque i Pokémon di N erano allenati a livello di quando noi siamo arrivati qui a Zefiropoli, quindi forse mi sarebbe convenuto farla nello scorso episodio questa lotta. Io e i miei amici non abbiamo ancora la forza necessaria per salvare tutti i Pokémon. Cambiare il mondo richiede uno sforzo di cui non siamo ancora capaci. Ho bisogno di più forza, di una forza indiscutibile che convinca tutti. So perfettamente dove trovare tale forza. È la stessa che ha accompagnato l'eroe che ha fondato Unima, il Pokémon leggendario Reshiram. Io sarò il nuovo eroe e il tuo migliore amico. Ha parlato di un Pokémon leggendario il nostro N, però ci penseremo più avanti. Questo scheletro è stupendo, ogni volta che lo guardo rimango a bocca aperta. Piacere, io sono Cirillo, il vice direttore. Per ringraziarti della tua gentile visita ti farò fare un giro del museo. Questo che vedi è lo scheletro di un Pokémon di tipo drago. Deve essergli accaduto qualcosa mentre stava volando e infatti si è fossilizzato proprio in questa posizione. Guarda questa straordinaria pietra. È un pezzo di meteorite che racchiude un'energia cosmica misteriosa. Questa, invece, è solo una vecchia pietra che ho trovato nei pressi del deserto. Sembra sia antica, non ha alcun valore, però è esposta perché è molto bella. Di là trovi la palestra Pokémon. E in fondo ti aspetta un capo palestra tanto forte quanto dolce. Per tua informazione, quel capo palestra si chiama Aloe ed è mia moglie. Praticamente di questa capo palestra sappiamo tutto, sia il tipo, cioè il normale, che nome Aloe ed è anche moglie del vice direttore. Vabbè, lui ci dà l'acqua fresca, quindi posso non leggere, eccola qua. Ci dovrebbe dire altro forse in realtà, perché in questa palestra ci sono allenatori Pokémon, vabbè sì, lo sappiamo, tipo normale, che resti tra noi ma Pokémon lotta, sì vabbè, mo mi dice che devo pure andarli a catturare, esatto, apposta, al bosco di Girandola. Mi ricordo che dava un indizio su come fare questa palestra. Per proseguire devi rispondere alle domande che trovi nascoste tra i libri. E il primo libro da leggere è Buongiorno amico Pokémon, perfetto, ok, mi serviva sapere giusto questo, perché appunto non ricordavo quale fosse il primo libro. Non ricordo, forse, vabbè, a parte che dobbiamo farci questa sfida, però praticamente vedete le scalette che stanno vicino alle librerie? Noi salendo sulla scaletta possiamo prendere un libro dalla libreria e dietro a questo libro ci sarà un biglietto con un indizio su dove poi dobbiamo andare. In totale ci sono 6 librerie con 2 allenatori, 3 in totale contando anche quello che stiamo sfidando adesso. Dobbiamo quindi trovare appunto i libri giusti, seguendo l'indizio dobbiamo andare alla libreria giusta, magari fare la lotta se la dobbiamo fare, e poi finché appunto non troviamo la strada per arrivare dalla capopalestra.
Comunque questa palestra, ovviamente tipo normale, potrebbe sembrare una delle palestre più scarse, invece no, anzi, secondo me è anche una delle palestre più difficili da affrontare, perché i Pokémon normali sembrano essere scarsi, ma invece con delle mosse stab come azione, no, in realtà azione no, però come quella che avrà la capo palestra, che non vi dico qual è, perché è la mossa che ci regalerà anche a noi, è subita quella mossa, fa tantissimi danni. Comunque, il bigliettino, eccolo qua, il foglietto che c'è tra le pagine. Carissimi allenatori, sono Aloy, la capo palestra. Ho nascosto in questa libreria 4 foglietti contenenti delle domande. Se risponderete correttamente alle mie domande, potrete sfidarmi. Questa è la prima domanda. Qual è il Pokémon che avete incontrato per primo in questa palestra? Beh, Patrat, perché è il Pokémon che abbiamo affrontato. Quindi dobbiamo trovare magari un libro inerente a Patrat. E non so dov'è, quindi provo a parlare con lei. Che stai leggendo tu su Tepig? Quindi di certo non è Patrat, quindi no, non è quello che sto cercando. A questo punto le provo tutte. C'è un indizio sul... Ah vabbè, mi ha detto praticamente che sta qui. La vita dei Patrat, perfetto, quindi vabbè, lo leggiamo ma non lo leggiamo, cioè sinceramente non ci interessa la vita dei Patrat. Comunicano tramite la coda, vabbè sì, è interessante, però sinceramente ecco il messaggio. Non era una domanda difficile, no, bene, ecco la seconda. Corre con il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo, ok. Non è Tepig, perché abbiamo pure letto che Tepig sputa il fuoco dalle narici, quindi proviamo a vedere. Lei si è girata, prima stava girata verso la libreria. Hai trovato il fogliettino? Corre col fuoco in corpo, sì. La struttura delle locomotive, perfetto, quindi la locomotiva giustamente corre col fuoco dentro e emettendo fumo dal capo, sì, è così, perché giustamente per emettere il fumo le locomotive mettono il carbone da dentro la locomotiva, quindi sì. Herdier, questa è l'evoluzione di Lillipup, non è tanto debole, tra l'altro sì, al 17, quindi è un'evoluzione giusta, perché di solito gli allenatori hanno delle evoluzioni, magari è il Pokémon che si evolve più tardi, non si sa come. Comunque, vi ho detto che la palestra è difficile, sì, è davvero difficile ovviamente la palestra. Guardate con azione, qua mi ha tolto 21. Ovviamente il mio Wubat ha la difesa diminuita, quindi magari contro un altro Pokémon avrei subito di meno. Comunque, se non avete un Pokémon buono qui in palestra, morirete sicuramente. Ovviamente, se vi portate sia Timbur, allenato magari a più del 20, che Troke o Soak, che si catturano più avanti, e avete pure scelto Tepig come starter e quindi avete Pignite con Sberletese, allora state proprio a posto. Vi danno la possibilità di avere 3 Pokémon super efficaci contro questa palestra, quindi già come è successo per la prima palestra, che ci hanno regalato un Pokémon forte contro il Pokémon che dovevamo affrontare, che era del tipo forte al nostro starter. Comunque, complimenti, mi hai raggiunto, riconosco il tuo valore. Questa è la terza domanda. Cuoce in pentola, ah sì, va bene, questo è il primo libro della libreria in basso a destra, che l'ho letto all'inizio per cercare il libro dolci per i Pokémon, perfetto. A questo punto direi di passare direttamente all'altra domanda e vedere qual è l'altra libreria. Due librerie in fondo, una a sinistra, una verso l'entrata, una sulla destra. Ok, e ancora una in fondo. Allora, diciamo che ci sono sì 6 librerie, solo che l'ultima, cioè l'ultima in fondo a destra, non è una libreria che possiamo con cui possiamo interagire, quindi quella là si deve scartare. L'ultima libreria che non abbiamo ancora interagito è quella dove c'è appunto l'allenatrice che stiamo sfidando adesso, quindi è per forza questa l'ultima libreria. Il gioco comunque non fa mai niente per caso, e se vi ricordate nello scorso episodio, quando siamo arrivati qui a Zefiropoli, abbiamo incontrato Komor, che non ci ha sfidato ma ci ha portato vicino al centro Pokémon e ci ha regalato 3 baccastagna. Le baccastagna, per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse, svegliano un Pokémon se addormentato, e se date ad un Pokémon la baccastagna, se il Pokémon viene addormentato la mangerà e si sveglierà. Questa cosa significa che può darsi che magari qualche allenatore importante o meno abbia mosse che addormentano, e
si può intuire chi è che può avere queste mosse che addormentano. Però sinceramente non la metto a nessuno, anche perché a Pignite ho dato la carbonella, quindi se proprio la dovrei mettere a qualcuno la metterei a Wubat. Però proprio contro il Pokémon che utilizza quella mossa che addormenta, credo che starò utilizzando Pignite. Quindi preferisco lasciare carbonella, anche se non mi serve perché utilizzerò la mossa lotta. Comunque lasciamo perdere, vediamo tra poco. Alla fine comunque ho deciso di lasciare Wubat nonostante fosse già salito al 20, perché volevo lasciarmi il Pignite al 20 e non volevo farlo salire al 21. Wubat non ci è arrivato al 21, ma molto probabilmente ci arriverà contro il primo Pokémon che sfidiamo della capopalestra, perché lascio Wubat davanti. Poi in base a come si mette la lotta deciderò se mettere se cambiare Pokémon o meno. Comunque abbiamo completato il puzzle della biblioteca spostando la libreria, basta entrare e ci troveremo dalla capopalestra. Anzi, prima mi metto a fianco copertina, anche se penso di utilizzare il Versus. Ti do il benvenuto, sono Aloe, direttrice del museo e capopalestra di Zefiropoli. Iniziamo, sfidante, voglio vedere come lotta la squadra di Pokémon che hai allenato con tanto amore. Parte la sfida di Aloe, capo palestra, che ci manda in campo RDR. Non è un Pokémon da sottovalutare, livello 18, arriva Wubat a livello 20 e sì, siamo di due livelli sopra, ma è un Pokémon normale che utilizza stab di tipo normale, che non sono deboli, e infatti abbiamo fatto pochissimo. Riduttore, è un crit quello? No, non è un crit questo. Ok, va bene. Primo Pokémon sacrificale, mandiamo, vabbè, Patrat, va benissimo. Mi attacca molto probabilmente Patrat, me lo manda giù. Mando un altro Pokémon sacrificale, Nemesi, va bene. Ecco la mossa che vi dicevo, Nemesi. Vi dico solamente che ha 70 di base power, quindi provate ad immaginare quanto è forte. Comunque, mandiamo Munna. Potrei sfruttare Sbadiglio e quindi addormentare io, però no. Utilizzo una super pozione su Wubat. Adesso sappiamo comunque che con un riduttore non ce lo manda giù, perché se questo era danno massimo vuol dire che con un roll più basso ci fa addirittura meno. Comunque rimando Wubat perché voglio cercare e provare a sconfiggere RDR appunto con Wubat. Se mi utilizza di nuovo riduttore, con questa confusione si manda giù da solo. E infatti sì, resisti 11 PS, ok, quindi avevo ragione, ha fatto un roll alto prima e infatti adesso è rimasto addirittura a giallo Wubat, quasi a rosso. Era Rasoio, bella mossa era Rasoio, è speciale, giusto? Sì, è speciale, ma al 95% di precisione, però cuore stampo non mi serve perché è fisica, quindi la togliamo. Primo Pokémon di Aloe mandato giù, e adesso tocca a Watchog, direi di cambiare e mandare Pignite. Wubat ha fatto il suo e è anche salito al 21. Vai Pignite contro Watchog. Ovviamente abbiamo una mossa super efficace, quindi non provo ad utilizzare una mossa diversa da Sberletese. Ho paura in realtà di quello che può fare con la Nemesi. Questa fa male. 13 PS, grande Pignite. Vi spiego adesso in realtà. No, forse ce lo spiega lei più tardi. No, solo due. Allora, mi conviene cambiare. Sì, no. Allora, mandiamo Pansage. Me lo sconfigge perché tanto mi fa un sacco di danni perché mi attacca. Mando poi Parlion. Così ho il tempo super. Ah, giusto, si curava. Quindi potevo sfruttare, ma utilizzare Sberletese. E magari avrei colpito più di due volte e l'avrei buttato giù. Non ci ho pensato. Va bene, allora faccio quello che avevo pronosticato prima, ma non facendo sacrificare due Pokémon, ma solamente Pansage. Comunque adesso Pignite a vita piena. Magari se fa. No, vita piena, però quasi. Però se fa più di due hit, la palestra è vinta. Watchog spreca il turno utilizzando Furmi Sguardo, che ci colpisce, ci abbassa la difesa, ma non serve a niente perché arriva la Sberletese, una manata, la seconda manata, brutto colpo per la seconda volta, la terza manata, e questa volta è giù. Watchog va giù e la vittoria è nostra. Pignite con questi 880 punti esperienza sale anche al livello 21 e Parsec ha conquistato la sua seconda medaglia. Che stile impareggiabile, tanto di cappello. Sei un allenatore degno di ricevere la medaglia base.
Con due medaglie ti obbediranno tutti i Pokémon fino al livello 30. Tieni, voglio darti anche questa MT. Nemesi, come vi ho detto prima. Nemesi è una mossa che raddoppia i danni inflitti se nel turno precedente un Pokémon della squadra è andato KO. Se usata al momento giusto può sconfiggere anche l'avversario più forte. Mami! Mami, aiuto! Sapessi che pasticcio! Quelli del Team Plasma sono venuti a prendersi il teschio del drago. E che cosa? Ma come osano? Far sì che vieni anche tu. Direi che possiamo concludere l'episodio qui se non viene troppo lungo, quindi io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.